Zombie di Lega Nerd, un saluto, qui è Giacomo e parliamo in questo video di Army of the Dead, il film Netflix girato e firmato da Zack Snyder che nasconde al suo interno un sacco di segreti, significati, interpretazioni, cose curiose che andremo a sviscerare. Ma prima di farlo, iscriviti se ancora non l'hai fatto al canale di Lega Nerd e attiva con la campanella le notifiche per non perdere neanche un contenuto che facciamo su film, serie TV, fumetti, scienza, Lego e tutto il resto. 42. Army of the Dead è arrivato da poco su Netflix, ma ha già fatto il botto, è primo dappertutto, lo stanno guardando tutti, ha diviso naturalmente critica e pubblico, ma comunque è un film interessante perché nasconde al suo interno dei dettagli, dei segreti, degli easter egg davvero curiosi e interessanti che potrebbero aprire un franchise, e lo ha detto Zack Snyder stesso che questa è la sua intenzione. Insomma, c'ha da passare a far cassa, si deve mettere in tasca un franchise da portare avanti e che appartenga a lui e gli faccia fare i soldi. Da qua in avanti il video è solo spoiler, quindi prosegui a tuo rischio e pericolo e solo se hai visto il film. Area 51. Come evocare qualcosa di leggendario nella cultura pop subito all'inizio? Ebbene sì, Zack Snyder ha, a parte messo subito in bocca ai suoi personaggi un sacco di citazioni curiose e carine che riguardano appunto l'Area 51 e i segreti del governo americano, ma questo potrebbe significare che i suoi zombie sono evidentemente di origine aliena. Tanto è vero che quando i convogli escono dall'area 51, e ricordiamoci sono quattro, come i quattro cavalieri dell'Apocalisse, si possono vedere anche nel cielo due scie luminose che potrebbero essere proprio degli UFO che prendono quota e partono nel cielo. Tutti indizi che potrebbero fare una prova. Ma non sono gli unici, perché Zeus, l'alfa alfa, proprio quello principale, il cattivo principale, lo zombie principale, quando esce dal convoglio, se si guarda proprio frame by frame, si può notare che ha le piastrine al collo e un taglio tipicamente militare, quindi potrebbe essere stato un militare infettato, forse, da un alieno, ed ecco perché sta nell'area 51. Oltretutto, se aguzziamo bene la vista, possiamo notare che sia Alpha che alcuni altri zombie, quando vengono uccisi, hanno il sangue bluastro. Sì, è vero, il sangue è rosso, ma ci sono come delle scie, degli aloni bluastri, come una specie di luminescenza o un liquido comunque complementare al sangue che appunto esce dal corpo degli zombie. Quindi anche qui potrebbe esserci qualcosa di strano. Come è strano il feto che vediamo uscire dal corpo ormai decapitato della zombie Alpha, la compagna del nostro Zeus Alpha, che è la parte più disgustosa del film, diciamo, è la parte più orrorifica. Non voglio sapere come hanno fatto a procreare, non sappiamo se in realtà il feto ci stava già prima della zombificazione della signora o è stato concepito, e in quel caso Zack non lo vogliamo vedere, non lo vogliamo sapere, grazie. Ma il feto è bluastro e quando viene estratto diventa rosso. Anche qui, insomma, vabbè che parliamo di zombie, c'è qualcosa di strano. Altra cosa che giustifica perfettamente il titolo, infatti ci potremmo chiedere alla fine del film guardandolo così superficialmente, Army of the Dead, ma quale esercito? Sì, perché sono tanti, sono gerarchizzati, ma sti zombie non mi sembrano molto un esercito, al di là di Alpha che fa il cosplay di Leonida col mantello, l'elmo e la lancia. Army of the Dead, perché Tanaka, il giapponese altolocato che dà il compito al nostro Scott e alla sua squadra di andare a recuperare i milioni, in realtà non è interessato ai milioni, però lo vediamo in una scena, chiaramente, stare al tavolo con i più alti gerarchi militari dell'esercito. E anche qui, se più indizi fanno una prova, il fatto che il braccio destro, interpretato da Garrett Dillahunt, di Tanaka, voglia riportare indietro la testa della zombie e dica appunto che dei soldi non gliene frega niente, perché con la testa della zombie si possono ricreare degli zombie andando a creare i soldati e quindi l'esercito perfetto, ecco qua Army of the Dead. E questo significa che i militari sono perfettamente coinvolti fin dall'inizio, e questo giustificherebbe anche una possibile origine aliena e quindi ancora da studiare di questi zombie snyderiani. Ma adesso veniamo alla parte più weird e, se vogliamo, più pazzesca. Ci sono degli zombie robot
in effetti in un paio di occasioni si vedono all'Olympus, quello che è il rifugio degli zombie, e poi nel casino, due zombie che uno ha gli occhi blu, fluorescenti, luminescenti, proprio come se fossero degli impianti robotici, cibernetici, e un altro zombie, se lo guardiamo bene, quando viene sparato in faccia, sembra letteralmente un Terminator, cioè gli perde mezza faccia e ha questo occhio blu invece che rosso alla Terminator, e sembra effettivamente un cyborg. Ci sono degli zombie robot mandati, creati ad arte dal governo militare e dai militari per poter monitorare la situazione degli zombie all'interno di Las Vegas? E adesso parliamo dei nostri eroi, perché sicuramente non vi sarà sfuggito nel finale che Vanderhoof, questo personaggio davvero molto interessante, scritto e messo in scena da Zack Snyder, diventa un zombie un po' atipico. Uno alfa degli alfa, o forse un omega. Sì, perché qualcuno ha già notato che ha un tatuaggio a forma di omega sul corpo, quindi lui è un personaggio perfettamente complementare agli alfa e all'alfa che è l'originario Zeus, e potrebbe essere lo step finale, o che dà il nuovo inizio a un nuovo tipo di zombie in tutto il resto dell'America. Tanto è vero che, nonostante sia stato morso, e lo vediamo soltanto alla fine, riesce a camminare, a parte prendere le radiazioni dell'esplosione nucleare che viene messa a Las Vegas. Comunque lui esce tranquillo dal cavo nel quale è stato rinchiuso, si fa dei chilometri a piedi, prende un'auto, guida, noleggia un aereo privato e se ne va a Città del Messico, il che è abbastanza sorprendente vista la velocità che abbiamo visto dell'infezione zombifica quando uno viene morso. Dunque, il nostro Vanderhoof Omega fa anche però un discorso molto interessante, non per nulla si vede che è laureato in filosofia e si fa molte seghe mentali. Quando arrivano nel cavò che devono aprire, racconta quella storia dell'eterno ritorno, e tra l'altro vediamo degli scheletri che sono vestiti esattamente come alcuni dei nostri protagonisti. Questo ha già detto Zack Snyder che è stato fatto apposta. È veramente una timeline, un qualcosa che ritorna? Non lo sappiamo. Certo, è vero che il Götterdämmerung, questo cavò che loro devono aprire, viene direttamente da Wagner e dai Nibelunghi, da cui rappresenta l'ultima parte, ed è quello che potremmo chiamare, come facciamo noi, l'Apocalisse, oppure il Ragnarok, cioè la fine di tutto, il crepuscolo degli dèi. E questo potrebbe anche essere un passaggio verso un altro mondo, come dice il nostro scassinatore di origine germanica. Forse stiamo andando un po' troppo in là con la fantasia. Certo è che dentro il cavò si vede che ci sono le bobine della Snyder Cut, e questo è un easter egg a cui Zack ci ha tenuto. Dunque, che la cassaforte sia un passaggio verso un altro regno, dunque che esistano altre timeline, che potrebbero esserci altri tipi di zombie, che Vanderhoof diventi un omega nuovo, alfa, non lo sappiamo. Certo è che si apre la saga a molteplici prequel, sequel, qualsiasi cosa vogliamo. Voi cosa ne pensate? Che cosa avete visto? Avete notato altri particolari? Avete notato altri dettagli? Sicuramente ce ne sono tantissimi altri. Fino ad allora noi ci salutiamo, mettete naturalmente mi piace, lasciate il vostro commento, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, mettendo anche la campanella, e lunga vita e prosperità.